Buongiorno, ben trovati a tutti. Bene, oggi festeggiamo la nostra Repubblica. Benissimo. E oggi voglio prepararvi un dolcetto semplice semplice. Se vedete sono molto pratica. Una cosa veloce veloce anche nella preparazione. Una crostata con della ricotta con una pasta frolla leggera e veloce che non ha bisogno di riposo. Abbiamo qui farina, zucchero, olio di semi, limone, lievito per dolci e vanillina. E cominciamo col preparare la nostra frolla. Quindi mettiamo un po' della farina, la setacciamo. Facciamo semplice, semplice. Veloce, veloce, setacciamo anche il nostro lievito, mettiamo vanillina. Ok, abbiamo messo la nostra vaniglia che ci sta sempre bene con i dolci. Ciao Gio, grazie, sto molto bene. Ti ringrazio. Il limone che metteremo sia la scorza che il succo. Ecco qua. Quindi mettiamo nostra scorza. Questa è una base ottima anche per fare dei biscottoni per la colazione. Infatti, se ce ne avanza un pochino, ci facciamo due biscotti. Ecco qua. Oppure la potete surgelare, è una cosa migliore, ci fate due biscotti. Sono ottimi per la colazione. Ecco, abbiamo messo la nostra scorza. Ci mettiamo tre uova intere. Eccole qua, le nostre uova intere. Di limone darà leggerezza alla nostra pasta frolla. Ciao Spartaco, lo sai che anche mio nonno si chiamava Spartaco di nome e di fatto. Mettiamo adesso tutto il limone. Possiamo cominciare a girare semplicemente con la nostra immancabile cucchiarella. L'olio. E come vedete è un qualcosa di molto 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 semplice. È quasi pronta. Avete visto, abbiamo fatto proprio velocissimi. Ci piastriamo sul tavolo.
possiamo lavorare con le mani. Come vedete, siamo stati molto molto veloci. Ecco qua. Adesso, mentre riposerà un pochino la frolla, noi andremo a lavorare la nostra ricotta. La lavoreremo con le uova, lo zucchero, un pochino di maraschino. Ecco qua. La nostra frolla è bella. Vedete quanto è bella? Perfetta. Poi vedremo com'è semplice poi stenderla. La stenderemo semplicemente con le mani sulla nostra carta da forno, così risulterà molto semplice lavorarla. Eccola. La nostra frolla è pronta, la lasciamo qua un attimo e andiamo a lavorare la nostra ricotta. Un momento solo, arrivo subito ragazzi. Abbiamo fatto presto, 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 senza problemi. Ok, quindi, ecco qui la nostra ricotta. Abbiamo detto ci mettiamo un po' di maraschino, ma potete metterci anche un'altra essenza. A me piace il maraschino, ci mettiamo il maraschino. Mettiamo le uova. E poi la lavoreremo con delle fruste. Mettiamo anche lo zucchero. Scusate. Eccoci qua. Abbiamo messo tre uova, adesso mettiamo anche lo zucchero. Thank you.
però possiamo mettere anche, no, la vaniglia ci abbiamo messo il maraschino, possiamo mettere anche un'essenza di limone o di vaniglia se volete. Vediamo un po'. Ci mettiamo un po' di vaniglia anche nella nostra ricotta. Eccola qua. Un pochino di essenza di vaniglia. Ecco, così viene bella bella profumata. Dobbiamo fare niente altro. Semplice, semplice, semplice. Adesso riprendiamo la nostra pasta frolla, che come vi ho detto non ha necessità di riposare il frigorifero. Abbiamo qua la nostra turchiera, questa si apre, anche se non si apre è uguale perché è un foglio di carta da forno. Questo foglio di carta da forno, adesso procediamo in questo modo. Andremo a stendere semplicemente con le mani. Non usiamo un mattarello, non ci siamo. Basta fare così, vedete, molto 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 semplice. Abbiamo una consistenza di mezzo centimetro. Considerate che poi lieviterà, eh? Abbiamo messo il lievito, quindi questa aumenterà, verrà lievitata. Ecco qua. E questo abbiamo fatto. Ora la mettiamo nella nostra turchiera. Come vedete. Gio, mi dispiace, ma no, non. Dopo ti rispondo. Dopo traduco e ti rispondo. Purtroppo non parlo inglese, è una cosa che devo imparare assolutamente. Ecco qui. Bene. Siccome verrà, dobbiamo mettere un composto, parecchio composto, metteremo un bordo tutto intorno. Basta fare in questo modo. Eccolo qua. E poi lo metteremo intorno. Ecco qui. Schiacciamo in questo modo con le dita, facciamo aderire, così, ok, prometto che imparo l'inglese, devo imparare per forza. Ok, bene, un altro pezzettino di impasto, come vedete si lavora in modo molto semplice, non c'è pericolo che si scalda troppo l'impasto e quindi il burro da, semplice semplice, la lavorate, ecco qua. Avete visto? Ecco qui. Adesso lo faccio vedere meglio. Ok? E adesso procediamo con il nostro impasto. Prendiamo il tarocco, il capentole, come lo volete chiamare, uguale. Eccoci qua.
Abbiamo qui la nostra crema. Andiamo in forno. Eccola qua. Abbiamo messo la nostra cremina. Bene. Poi facciamo così. Prepariamo delle rose, un pochino più di farina. Modo molto semplice. Vedete un budellino, lo schiacciate un pochino, girate. Eccolo qua. A formare una piccola rosa, e mettete al centro. Lo stesso procedimento e mettiamo qualche rosellina qua e là, in questo modo. Schiacciate un pochino e poi girate, fate una girella e mettiamo un'altra rosellina. Ci siamo ragazzi, abbiamo finito, possiamo andare al forno, 2 minuti e andiamo al forno. Tempo si dora, è benissimo, e dopo la sfogliamo. Ecco. Vedremo come useremo la nostra composta di fragole, dopo. Adesso. Ecco qua, abbiamo finito, ragazzi? Ci siamo. Ecco qui. L'ultima rosellina. Ecco qua. Ecco qui. Siamo pronti per andare in forno. Ci vediamo dopo. Ora qua dipende dal forno, 170 gradi, ecco il nostro dolce, è pronto, vedete? Quando la tagliate, si tira, una volta tagliata, ci metterete la vostra composta di carne, abbiamo messo l'altra volta le carne fresche, le abbiamo fatte fare nel marsala, nel vino, nel caffè, nel latte, con la Nutella, qualcosa di spettacolare. Li potete creare una volta per chiudere nelle buste e conservarli, si mantengono per qualche giorno, diversi giorni, una settimana, 10 giorni tranquillamente. Bene, vi mando un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, auguri a tutti per la festa della Repubblica. A presto!